Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 28 novembre, ricordiamo San Giacomo della Marca. Ascoltiamo. Nato a Monte Prandone, in provincia di Ascoli Piceno, Giacomo condusse una vita di estrema penitenza. Al carattere sicuro e determinato, concilia la carità e il tratto del teologo severo ma pietoso. La sua predicazione, oltre a suscitare fin da subito apprezzamento ed entusiasmo da parte dei fedeli, si traduce in riforme degli statuti di alcune città e in numerose fondazioni di confraternite. Dal 1423 al 1425 predica a più riprese nella zona di Iesi, dove sono presenti gruppi aderenti alla setta dei Fraticelli, e nel 1426 Papa Martino V lo incarica di predicare contro questa setta in tutta Italia e viene affiancato dal confratello Giovanni da Capestrano. Si diede quindi alla predicazione non solo in Italia, ma in diverse zone d'Europa. La sua predicazione insisteva su una delle piaghe sociali più importanti del suo tempo, l'usura. Le classi più povere, infatti, dovevano ricorrere a prestiti fatti da usurai, chiamati da San Bernardino succhiatori del sangue di Cristo. Per combattere l'usura, San Giacomo della Marca ideò i Monti di Pietà, dove i miseri potevano impegnare le proprie cose non più agli elevati tassi pretesi dagli usurai, ma ad un interesse minimo. Un altro santo, che prese il nome del predicatore senese, Bernardino da Feltre, sarebbe diventato poi il più efficace propagatore dei Monti di Pietà ideati da San Giacomo della Marca. Colto da un terribile male, Giacomo temeva soltanto una cosa: che il dolore fisico lo distraesse dalla preghiera. Nelle ultime ore della sua vita, Giacomo chiedeva ai confratelli insistentemente perdono per il cattivo esempio che aveva dato. Morì a Napoli nel 1476 dicendo Gesù, Maria, benedetta la passione di Gesù. San Giacomo si occupò al suo tempo di una che era una piaga veramente devastante per tante persone ed era l'usura. Che cos'è l'usura? E quando ci si rivolge a qualcuno perché si ha una necessità economica grande che non si riesce ad affrontare, gli si chiede un prestito. Però il patto è questo: io ti presto i soldi, però tu quando me li ridai, me ne ridai di più. E mi direte voi, sì, ma anche le banche fanno questo. Sì, anche le banche fanno questo, però lo fanno secondo la legge. Non possono chiedere oltre un certo tetto. Mentre chi pratica l'usura, al di là di ogni legge, diventa un po' un parassita, diventa una persona violenta perché abusa della povertà degli altri per farsi ricco. E quindi chiede il doppio, il triplo, di più e sempre di più. E se qualcuno non riesce, subentra la violenza, subentra l'aggressività. Questi sono periodi di povertà per tutti noi. Abbiamo visto che ci sono state varie circostanze che hanno fatto sì che tutti dobbiamo stare più attenti alla nostra economia. Tante persone stanno perdendo lavoro e tanti non sanno come andare avanti. E quando dico questo, lo dico perché ognuno di noi può aprire gli occhi, chi se lo può permettere, e cercare di capire chi ha veramente bisogno di aiuto. E quando qualcuno effettivamente fa anche l'umiliazione di bussare una porta, attenzione a non liquidare troppo spesso la situazione e a cercare veramente di capire che cosa c'è sotto, perché non sia mai che qualcuno si rivolga a queste persone che praticano questa attività e rischiano così di rovinarsi la vita. Ricordiamo che anche se è una strada difficile da fare, la soluzione è quella di denunciare quando si è caduti in questa trappola. Le autorità ci sono vicine, conoscono i metodi, conoscono il percorso, ci sono anche tante associazioni che hanno acquisito una grande esperienza in questo contesto e che possono guidarci ai passi giusti, possono guidarci in questo percorso che è difficile. Quindi oggi vogliamo pregare per tutte le persone che sono cadute vittime dell'usura e ovviamente preghiamo anche per tutti gli usurai. Gesù ne ha incontrato qualcuno, possiamo dire qualcosa di simile nel Vangelo, e ha ottenuto la sua conversione. Quindi preghiamo affinché questa piaga della società possa veramente esaurirsi e le persone smettere di soffrire. San Giacomo della Marca, prega per noi.